qui a Teleaia, dove avremo l'opportunità di parlare alcuni minuti su aspetti di ordine spirituale che ci sono di utilità. Questa trasmissione è tenuta dai Testimoni di Geova che vi danno il benvenuto. L'argomento che questa sera vorrei trattare con voi è questo: la pazienza, un frutto cristiano. Oggi come oggi è difficile trovare persone pazienti, ci rendiamo conto. È difficile perché lo stress della vita è continuamente, sottopone costantemente e continuamente qualsiasi persona. Però un interessante argomento tratto dalla Bibbia, quello di Ecclesiaste, lo mette dovutamente in evidenza e dice così: è meglio chi è paziente che chi è di spirito superbo. Non t'affrettare nel tuo spirito a offenderti, poiché l'offendersi è ciò che riposa nel seno degli stupidi. Sì, proprio così. Molte volte consideriamo l'impazienza come una debolezza, ma non è proprio così. Dovremmo invece prestare una dovuta attenzione. Qualcuno potrebbe dire, ma perché? Ma notate un pochino qui questo versetto della Bibbia che è interessante, è stato scritto dal saggio Salomone, che c'è contrasto fra la pazienza e lo spirito superbo. In effetti allora uno che è impaziente potrebbe divenire uno spirito superbo e come tale se ha uno spirito superbo indubbiamente è altero nel confronti di Dio e perde la sua posizione. Ora cerchiamo di vedere assieme un punto. Il contrasto fra il paziente e il superbo è che il superbo indubbiamente è anche orgoglioso e il superbo molte volte fa questo ragionamento. Ma perché io dovrei sopportare le seccature causate, le irritazioni causate dalla paura e dall'egoismo di altri? Non è giusto. Allora ecco che il superbo che cosa fa? Comincia a ragionare fra sé e sé e contrapporsi o mettersi in opposizione a chi gli sta di fronte. E quindi ecco che comincia a dire io sono di più, valgo di più, ho più conoscenza o magari ho più denaro di un altro. Ed ecco che tutto l'io, la superbia, l'orgoglio esce fuori. Inoltre il punto importante anche molte volte è questo: ma chi pensano gli altri che io sia? Generalmente chi è altezzoso è pronto a fare una questione, un problema di tutte le cose che gli presentano. Se gli presentano la questione in un modo tranquillo, pacifico, amorevole, ecco che il superbo prende il sopravvento. Se invece gli presentano come una correzione, un aiuto, ecco che subito si ribella. E qualsiasi esposizione che un'altra persona gli fa, voi provate a notare questo. Ti fanno di quelle polemiche che non finiscono più e ragionano in lungo e in largo finché alla fine il loro ragionamento deve essere al di sopra dell'altro. Ora, questa posizione, indubbiamente, tale individuo, indubbiamente, è uno stupido. Perché uno potrebbe, per così dire, sapere tante cose, ma non è che possa sapere tutto, sia una questione logica, ecco. E quando una persona fa questo ragionamento, lo cova nel suo intimo, nel suo seno, come se fosse qualche cosa che coltiva costantemente verso un altro ed è pronto a fare una questione, una battaglia contro qualsiasi, proprio per dimostrare che cosa? Che lui sa più dell'altro. Io mi rifaccio ancora il versetto della Bibbia che dice: è meglio chi è paziente che chi è di spirito superbo, perché il paziente non si offende, non è arrabbiato mai, ecco. E quando uno sopporta alcune questioni, che cosa fa? Non dimostra di essere uno stupido. C'è un interessante versetto della Bibbia che vorrei presentare, quello tratto dall'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12, perché volevo presentarvi questo punto. Ecco, vediamo l'aspetto da un altro punto di vista. Il versetto capitolo 12 di Romani, versetto 3 dice: poiché per immeritata benignità datemi, io dico a ognuno che è fra voi, di non pensare di sé più di quanto sia necessario pensare, ma di pensare in modo di avere una mente sana, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha distribuita. Ora, perché dovrebbe cercare di pensare con mente sana? Ma fate una riflessione. Quando uno è orgoglioso, che brontola con tutti, non ha nessun amico.
Solo un altro prepotente come lui può essere un amico. Ma alla minima occasione ecco che i due cominciano a battersi l'uno contro l'altro. Perché? Perché ambedue vogliono essere il di sopra dell'altro. E quanta lotta, quanta contesa, quanto male fa emotivamente, spiritualmente, anche materialmente, fisicamente anche. Tutto questo male produce una reazione negativa a se stessa e quindi produce male, e in un modo e nell'altro. Non c'è mai pace, non c'è mai tranquillità. Ecco perché l'Apostolo Paolo mette in evidenza questo aspetto e dice di avere una mente sana, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha distribuito. E il punto, un altro punto, come conclusione a questo ragionamento, è quello che ci presenta l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro mette in evidenza ai cristiani, e tutti noi siamo cristiani, non è vero? Non è che anche voi non siete stati battezzati come noi? Sì. Ebbene, Pietro mette in evidenza questo concetto nella sua prima lettera che scrive ai cristiani, in 1 Pietro capitolo 5, versetto 5. La parte B di questo versetto 5 dice: ma voi tutti cingetevi di modestia di mente gli uni verso gli altri, perché Dio si oppone ai superbi, ma dà immeritata benignità agli umili. Paziente e umile è un frutto dello Spirito. Continuiamo a coltivare questo frutto cristiano. Desidero esprimervi il mio ringraziamento, il mio apprezzamento per l'attenzione che ci avete concesso. Vi auguriamo una felice serata, buona continuazione. Vi aspettiamo fra alcuni giorni, ancora sempre alle ore 22. In caso di necessità, telefonateci. In caso di spiegazioni che voi desiderate avere, quando i testimoni di Geova verranno alle vostre case, fate domande. Sono certo che vi risponderanno Bibbia alla mano sui vostri quesiti di ordine spirituale. Da Teleaia vi auguriamo buona continuazione.